Ciao! Allora, oggi sono riuscita ad andare al Toys, sì, perché avevo la macchina dal meccanico e quindi, vabbè, però oggi me l'ha restituita. E praticamente c'erano gli sconti del 20% sulle Barbie, con una spesa minima, cioè a partire da 20 euro. Si ha il 20% di sconto, quindi vabbè, insomma, cioè, non serve prendere tantissime cose per spendere 20 euro in Barbie. Sta di fatto che ho preso, e c'erano alcune novità, alcune cose nuove. C'erano alcune nuove fashionista, tra virgolette, vabbè, insomma, avete capito. C'erano. Dove è la forbice? Non ce la fa. Anzi, lascio aperto qui così poi dopo mettiamo tutte le robe qua. C'erano alcune altre Barbie del film, tra cui Ken, che ho preso anche quello. Vabbè, quello lo farò dopo, ma soprattutto c'era lei. C'era solo lei delle Extra Fly col 20% prezzo pieno era quasi 30 euro con lo sconto 23,99 ci sta. Vabbè, la scatola è praticamente identica a quella del Ken Extra Fly che avevo preso invece su. Dov'è che l'avevo preso? Amazon forse. Sì, mi sembra di sì. Vabbè, comunque. Qua c'è lei, questa si chiama tipo, aspettate, bellissimo, perché Barbie look neve, come Barbie look, vabbè, comunque lì c'era scritto Barbie extra fly neve, bellissimo. Qui c'è il suo artwork, qua dietro, come l'altro, c'è tutta la collezione, poi c'è lei insieme a quella, che ha completamente senso, cioè, ma non ho capito. Quella tipo tropicale, non vabbè, boh, ok. Cioè, lei va sulla neve, però va anche ai tropici con questo giacchetto che mi viene caldo solo guardarla. vabbè, ok. E adesso la stoppo, la apro e poi vi faccio vedere tutti gli accessori, eccetera, eccetera. Mi ero dimenticata di farvi vedere il bordo intorno, che è diverso da quello dell'Extra Fly. Quello tropical, vedete qui. Allora, qui c'è un aereo. Qui c'è, vabbè, il biglietto, penso siano uguali quelli. Qua c'è un resort nella neve. Qui c'è il solito mondo con l'aereo che è uguale. Passaporto. Qui c'è una montagna con degli sci. Qui c'è il solito tipo GPS. E qui c'è la funivia, ecco, bon. Continuo a spacchettarla. Ok, allora, prima gli accessori, ah, qua c'è il biglietto extra file, sempre al 5, wow, ok, poi c'è
Il passaporto, aspettate, ecco, il passaporto è questo che mancava, o che l'ho perso, chi lo sa, magari è qua da qualche parte, qua sotto, il biglietto, quello a grandezza Barbie, che nell'altro Ken, boh, sparito, non si sa dov'è, però avevo visto un altro video, di uno youtuber americano, credo, dove anche in quello il biglietto nel Ken Extra Fly non c'era, quindi boh, che abbiano magari, che so, ci siano delle confezioni difettate dove non c'è, non lo so, vabbè, fa lo stesso, tanto comunque sono quegli accessori che sì, carini, però che me ne faccio? Vabbè. Poi ci sono questi occhialoni con i ghiaccioli, bellissimi. Però sono rosa, non lo so, secondo me potevano farli azzurri. Poi c'è questa borsetta che è bellissima, viola con i brillantini a forma di cristallo di ghiaccio. Bella, bella, mi piace. Fa molto Elsa. No, la borsetta Elsata, vabbè. Qua c'è dentro qualcosa? No. E poi c'è questo. No, ma girano, sul serio. Questa valigia rigida con forma di. Penso siano dei ghiaccioli. Non lo so. Sembrano dei ghiaccioli, tipo vedete, due ghiaccioli. Col cioccolato, tipo cioccolato di Sprinkles, dall'altra parte invece no, cioè c'è, però non è dipinto, vabbè, non ho capito perché. Con questo tag con scritto Barbie Extra Fly a forma di cristallo di ghiaccio, non c'è dentro niente, però devo dire. Ah, e questo non. No, niente, questo non va giù. Vabbè. E basta, no, scherzo. La bambola. La bambola. Allora, i capelli sono decenti, non sono di una fibra buonissima, però dai, ho visto di peggio. Questi qua, dai, sono buoni. Sono buoni, sono sì, son da pettinare, eh? Wow, da pettinare, magari gli faccio un trattamento con l'ammorbidente, così magari diventano un po' meglio e soprattutto vanno un po' pettinati, magari glieli liscio, non lo so, vabbè. Gli orecchini si possono togliere? No, che bello. Va bene, vabbè, ok. Sono un po' biondi e un po' rosa. Lei ha il classico Mold Millie a bocca chiusa, quello che piace a me, occhi azzurri, poco trucco. C'è un po' di. Oddio, cos'è sto rumore? Super inquietante. Cosa mi significa? Va bene. Boh. Bene. Forse è il peg che va a colpire l'interno, che siccome non usano più la colla, ma in realtà sono saldati all'interno col calore, penso. È più duro l'interno. Infatti, un consiglio che vi do: se mai dovreste reroutare una di queste bambole nuove, quando togliete la parte interna, vi conviene prima immergerla in acqua calda, così da ammorbidire. Perché io avevo tolto i capelli a un Ken di quelli nuovi, di quelli fatti non con la colla,
E praticamente ho dovuto comprare questa colla qua, Liquid Fusion, perché a toglierli lì, insomma, come facevo sempre come gli altri, cioè come gli altri usando la pinza, insomma, così, la parte della riga che c'era tipo su un lato si è aperta. Che bello! Perché erano proprio saldati, tipo, cioè erano proprio incollati, quindi sì, conviene magari scaldarli un attimo, così si smollano un attimo, sono più facili da togliere. Vabbè, comunque, piccoli dettagli tecnici da customer, customer nel senso non cliente, ma customer nel senso di chi customizza le bambole. Bene. Comunque, trucco, mi sembra sia tipo castano, insomma marroncino, vedete? Vabbè, ha questi parorecchi rosa, questi orecchini che, cioè, io quando li ho visti in negozio ho detto, ma scusate, cioè, dai, porca miseria, ecco. Ma cosa sono? Delle conchiglie? Cosa cavolo c'entrano? No, poi dopo mi sono accorta che invece probabilmente sono... dai, metti a fuoco gli orecchini, non me. Sono dei ghiaccioli. Ma... dai, vabbè. Comunque poi ha questo giacchetto tipo crop top azzurro, pelosetto, con dei tinsel dentro, che non è proprio morbidissimo. Vabbè, pazienza. Poi ha... che bello. Questi braccialetti. Dai. Oh. Due sono argentati e questo mezzo guanto, molto molto utile se vai sulla neve, ma va bene. Dall'altra parte non ha niente, ha solo il guanto. Ok. Poi facciamo così, che così è più facile. Poi ha... questa collana col cuore, carina. No, ok. Poi ha questa tutina che, cioè, è bellissima. Mi piace un sacco. Questa tutina tutta sbrellucicosa, rosa. Rosa, tipo rosa antico. Carina. E senza maniche. Brr, che freddo. Cioè, tipo, ma sei pazza. Cioè, vai sulla neve e ti vesti così. Va bene, ok. E poi ha questa cintura viola lilla, insomma, con un orsetto come figlia e poi una catena con tutti questi charm molto carini, che è una cabinovia, una seggiovia, no, c'è una cabinovia, credo sia questa. Dai, porca miseria. Oh. Un orsetto e un cuore. Non so cosa c'entra l'orsetto, ma va bene. E poi ha questi stivali piatti, perché ha i piedi piatti. Viene in mente, vabbè, questi stivali con le cinghie, vedete? Qua ci sono tre cinghie, più un'altra qui e un'altra qui, e la suola così. Qualcos'altro? No, molto bene. Bene, poi. Non so
Sì, meno male, lascio su sto corpo intanto. Poi al massimo le darò un corpo made to move. O forse no, non lo so. Devo vedere. Vabbè, comunque, carina. Mi piace molto. Mi piace il fatto che sono robe nuove e c'era già lo sconto al Toys. Meno male. Ogni tanto. Bene. Ok, allora alla prossima. Ciao.